Il presidente della regione Nello Musumeci, che nei giorni scorsi aveva ipotizzato l'uso del passaporto sanitario per consentire ai turisti stranieri di arrivare nell'isola, insiste insieme al collega sardo Cristian Solinas per effettuare il tampone a tutti i turisti stranieri che vorranno accedere nelle due isole, in modo da non danneggiare ulteriormente il settore turistico. Questa presa di posizione si scontra con il parere degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, che ritengono questa soluzione inapplicabile. Non è ammissibile. È impossibile l'esistenza di un passaporto sanitario e di un certificato di negatività. Intanto Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali con delega al turismo, va oltre. Dal 3 giugno i cittadini provenienti dall'Unione Europea potranno arrivare in Italia senza sottoporsi alla quarantena. Noi siamo pronti. Lo scontro alimenta l'alone di incertezza che aleggia nel mondo del turismo a pochi giorni dalle possibili riaperture ai viaggi tra regioni. In Emilia-Romagna stanno seguendo linee diverse. L'assessore al turismo ha confermato la linea attendista. Noi ci affidiamo alle decisioni del governo e non chiederemo certificati di negatività inapplicabili. Stiamo facendo accordi con Germania e Austria per portare turisti nella nostra riviera. Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha confermato che le decisioni sugli spostamenti saranno prese nei prossimi giorni. Il criterio per la riapertura sarà il numero dei contagi. Mercoledì, giovedì e venerdì il ministro Speranza farà le sue valutazioni e poi ci sarà un consiglio dei ministri.